Buonasera a tutti. Allora, rieccoci per un video di recensione. Oggi recensiamo due libri che hanno una cosa in comune, sono entrambi dei grandissimi bestseller. Li hanno letti tutti, tutti li conoscono, sono sulla bocca di tutti, insomma, sono famosissimi. A me sono piaciuti, ma per entrambi c'è un ma, naturalmente. Un ma è meno pesante dell'altro ma. Iniziamo dal ma meno pesante, diciamo. Ovviamente il primo libro di cui vi parlerò adesso è Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson. Sì, questo è il libro che voi avete votato tramite il sondaggio che io avevo fatto qualche tempo fa e voi avete scelto che dovessi leggere. Quindi, questo è edito Tascabili Marsilio Gialli. Il prezzo di copertina è di 13,80 euro. E da 676 pagine, quindi insomma un bel librone che devo dire ho letto anche abbastanza in fretta, però anche perché è scritto piuttosto grande, da dei margini veramente giganteschi. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, penso che sappiate tutti di che cosa parla questo libro, ma se non lo sapete, siete i pochi che non lo sanno, ve la riassumo in breve la trama. Allora, il protagonista è Michael Blomqvist, spero di dire bene, ma penso proprio di aver sbagliato, non fa niente, che è un giornalista, appunto, è il direttore della rivista Millennium e all'inizio del libro viene condannato a 3 mesi di carcere per diffamazione nei confronti di un industriale, con una storia abbastanza, insomma, torbida, lasciamo perdere. C'è tutta una parte in cui viene spiegata tutta questa storia. Riceve la richiesta da parte di un altro industriale, un vecchio signore ottantenne che si chiama Heinrich Wanger, di raggiungerlo in un paesino dove lui vive ormai da molti anni. Una volta andato lì, Michael, diciamo che non era molto d'accordo ad andarci all'inizio, però poi ci va. Heinrich Wanger gli dice perché ha chiesto la sua presenza sull'isola e gli dice che vuole che Michael indaghi sulla scomparsa di Harriet, la sua nipote prediletta, che è scomparsa da 40 anni, sì, 40 anni, è scomparsa negli anni 60. Ovviamente Michael dice non riuscirò mai a capirci niente, però inizia a indagare. Insieme a lui c'è un altro personaggio molto importante, che è quello di Lisbeth Salander, che è una giovanissima hacker piena di problemi. Insomma, e le due strade di Salander e di Michael si incontreranno. Lisbeth avrà anche un ruolo abbastanza importante nell'ultima parte del libro, mentre invece nella prima parte, diciamo, si vede un po' meno e non ha una reale importanza per la storia. Diciamo che da questo punto di vista si dipana tutta la storia di questo libro. Allora, perché ma? Il libro mi è piaciuto molto, devo dire. È un bel libro, scritto molto molto bene. Stieg Larsson, secondo me, aveva una bellissima prosa. Però, Stieg Larsson di mestiere faceva il giornalista e le uniche cose che aveva scritto, diciamo, a livello di libri, erano dei saggi, delle inchieste, cose di questo genere. Si sente molto che lui non aveva nessun tipo di esperienza per quanto riguarda la narrativa. Secondo me, ci sarebbe voluto un bel lavoro di editing su questo libro, perché ci sono un sacco di cose assolutamente inutili alla storia principale. Troppe divagazioni, troppe. Le prime 350 pagine, diciamo quasi 400, cioè, si sarebbero potute dividere a metà, cioè, metà di questa roba era completamente inutile, almeno a mio avviso. Non dava una modo di conoscere i personaggi, in quel caso l'avrei anche accettato, però era proprio un surplus inutile, cioè tante informazioni che secondo me erano completamente inutili si sarebbero potute tranquillamente tagliare. Purtroppo la morte di Larsson ha un po' forse impedito questo lavoro di edit, perché comunque sembrava brutto mettere mano all'opera di un morto, non so come poi siano andate le cose. Poi so che c'è stato anche comunque tutto un dilemma sull'eredità, tutta una questione tra la famiglia e la compagna, insomma, un casino. Inoltre, Larsson non aveva scritto inizialmente questi libri per la pubblicazione, ma li aveva scritti e scriveva per sé.
Cioè, tornava dal lavoro, bello, tranquillo, si metteva a scrivere le storie di Michael Bloomquist e di Lisbeth Salander, beh, giusto per divertirsi. In realtà la serie di Millennium doveva comprendere 10 volumi, quindi insomma, capite che era un lavoro fatto molto in là. Però devo dire che secondo me il libro si sarebbe potuto ridurre almeno di un 200 pagine. Molte cose che ci sono all'inizio le trovo inutili, le ho trovate inutili, infatti è stata la parte che mi è più pesato leggere. Per esempio, tutta la cosa che succede a Lisbeth, se da un lato, ma in minima parte, fa capire l'atteggiamento successivo della ragazza, però è completamente inutile a livello della trama, cioè non aggiunge niente alla storia che stiamo raccontando, ovvero l'indagine sulla scomparsa di Harriet Wanger. Cioè, non arriviamo a nessun punto tramite tutto questo surplus di informazioni che ci viene dato su cosa succede a Lisbeth prima. Quindi, secondo me, anche tutta la faccenda della condanna di Michael si sarebbe potuto riassumere in pochissime pagine e avrebbe dato più spazio alla storia. Il finale l'ho trovato un pochettino, il finale della storia di Harriet, l'ho trovato un pochettino affrettato, quasi come se ci fosse stata una voglia di chiudere in fretta quella storia per passare all'altra parte del finale, che è come Michael riesce a risolvere il suo problema con questo industriale. E quella parte è stata molto bella, mi è piaciuta molto, non l'ho trovata assolutamente superflua. Però, devo dire, il libro è bello. Suona il telefono, ma non me ne frega niente, ignoratelo anche voi. Diciamo che il libro è scritto molto, 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 molto bene. Stieg Larsson aveva veramente una grandissima prosa, molto scorrevole, molto capace di tenere proprio la tensione. Ti faceva proprio stare attaccato al libro una volta che ingranava, perché all'inizio, secondo me, era proprio il fatto che uno dovesse ingranare a scrivere cose di intrattenimento, perché magari quando uno scrive reportage è portato a dare tante tante informazioni in più perché la persona possa capire di che cosa parla questo reportage. Ma invece la narrativa no, la narrativa devi andare, secondo me, al nocciolo della questione senza troppo divagare in direzioni in cui la storia alla fine non riesce a portare da nessuna parte, perché alla fine ci sono un sacco di particolari che nessuno si ricorderà. Nessuno si ricorda la storia del tale industriale che ha fatto condannare Michael all'inizio. Cioè, vorrei sapere chi è che si ricorda la sua vita. Invece, c'è cioè, mezza pagina, una pagina intera dedicata a questo. Quella pagina, assolutamente, secondo me, andava tagliata. Però, a parte questo, devo dire, se da una parte lo trovo un pochettino sopravvalutato, non è un capolavoro, assolutamente, lo trovo un onesto prodotto di intrattenimento, perfetto per passare qualche serata, molto divertente, perché tra l'altro tiene moltissimo, quindi è come guardare un poliziesco in TV, ti prende molto, te lo guardi proprio con piacere. Io questo libro l'ho letto con molto piacere. Sicuramente leggerò i volumi successivi, cioè ovvero gli altri due volumi di quella che doveva essere una serie, invece è stata ridotta ad una trilogia. Però, ecco, di sicuro non è un capolavoro, di sicuro non ha inventato nulla. I personaggi mi sono sembrati molto, fatti molto bene. Non mi hanno esageratamente, non li ho amati eccessivamente, però non li ho neanche odiati. Anzi, devo dire che nessun personaggio mi è stato antipatico. Li ho trovati fatti molto bene. Poi anche la suspense era molto ben costruita. Il colpevole io non l'avrei mai immaginato. Quindi sarà forse io, non l'ho immaginato. Di solito li azzecco sempre gli assassini, invece in questo caso non ci avevo capito niente. Bene, è una cosa positiva perché io ho letto molti gialli e quindi tendo a capire subito il giochetto, invece in questo caso non l'avevo capito e uno che riesce a fregarmi in questo modo è bravo. Quindi io promuovo assolutamente Uomini che odiano le donne di Larsson. Trovo che sia veramente un bel libro. Certo, se non vi piacciono i libri thriller particolarmente violenti, perché qui c'è un bel po' di violenza, no, non lo leggete perché c'è molta roba da digerire e non è facile a volte. Anche se Larsson non va mai nel cattivo gusto, non eccede mai nelle discrezioni, l'ho trovato molto misurato e molto, molto bravo da questo punto di vista. Ha saputo rendere cose molto drammatiche, molto, insomma, terribili, veramente terribili. Ci sono cose veramente assurde in questo libro. Molto bene. Però
Però ci sono naturalmente dei difetti che io non posso, su cui non posso soprassedere, ovvero questa mole di informazioni inutili che molto spesso ci viene data e che serve mediamente poco al libro in generale. Però assolutamente, io lo promuovo e lo consiglio, leggetelo se avete la possibilità. Il secondo libro mi ha lasciata molto più delusa e si è ripreso solamente nella parte finale, mentre invece quello di Larson si riprende già più o meno dalla metà. E la parte iniziale non è brutta da leggere, però uno pensa, ma quando arriviamo al succo? Qui invece la prima parte mi ha fatto proprio incazzare. E se dovessi valutare la prima parte pesantemente, questo libro sarebbe bocciato per me. Ed è L'eleganza del riccio di Muriel Barberi. Questo è edito edizioni E&O. Il prezzo di copertina è di 18 euro. Le pagine sono poche. Sono 319. Molto breve come libro. Allora, perché questo libro mi ha fatto incazzare all'inizio? Semplice, perché come ha detto Eleonora nella sua bellissima recensione su Anobi, Eleonora Missortellino, Muriel Barberi tratta il lettore in una maniera secondo me assolutamente pessima. Pessima. Secondo me lo scrittore quando scrive deve pensare che il lettore sia 20 volte più intelligente di lui. Deve spremersi così tanto le meningi a cercare di compiacere lettori che sono 10-20 volte più intelligenti di lui, e così riesce, secondo me, a fare un buon lavoro. Muriel Barberi, all'inizio del libro, secondo me tratta il lettore con una sufficienza e con uno snobismo patetico. Patetico. Di che cosa parla il libro? Penso che lo sappiate, però. Siamo in un condominio elegante di Parigi, dei quartieri alti, e le nostre due protagoniste sono una la portinaia, che si chiama René, che si finge stupida perché pensa che le portinaie debbano essere stupide, e una bambina che si chiama Paloma, è di 12 anni, che visto che è un genio e che pensa di non avere più, che pensa che dopo l'infanzia diventerà come gli adulti che lei disprezza, ha deciso di suicidarsi il giorno del suo 13° compleanno. E quindi sentiamo i pensieri di queste due donne. Allora, tutta la prima parte è condita di riflessioni filosofiche, paroloni altisonanti, discussioni interne tra le loro cose delle due protagoniste, che io ho trovato veramente odiose. Non perché io non abbia capito che cosa stessero dicendo, ma perché mi è parso che la Barberi si riferisse al lettore quasi come a dire, ah, vedi, leggiti il mio libro così magari ti senti intelligente, ti senti figo, però poi non ci capirei niente, quindi io ti farò capire quanto la tua povera mente borghese sia bassa e priva di intelligenza. Cioè, questo è stato la mia sensazione, proprio una saccenza, uno snobismo, proprio come a trattare proprio male il lettore, quasi confonderlo con questi paroloni, intrappolarlo in queste descrizioni sterili, filosofiche, inutili completamente, poi alla fine della storia assolutamente. Cioè, io penso che uno scrittore che si comporta così pensando che i suoi lettori siano più stupidi di lui sputa nel piatto in cui mangia, perché è il lettore che dà allo scrittore di che vivere. Il lettore dovrebbe essere la cosa più importante per lo scrittore. Io devo pensare a chi mi leggerà, non a me stesso e quanto voglio che il lettore pensi che io sia brava, e quindi ti infilo di tutto e di più anche se non c'entra assolutamente niente. No, è un modo terribile di trattare il lettore, terribile. Infatti anche Eleonora aveva detto che lei aveva trovato questo libro molto snob, l'autrice è molto saccente, io sono assolutamente d'accordo, lei è stata anche molto più cattiva di me. Perché io alla fine salvo questo libro? Perché penso che nell'ultima parte si riprenda molto. Ho trovato il finale molto molto bello, molto toccante, e mi sono anche un po' commossa. Però veramente quella prima parte io vorrei cancellarla, proprio metterci una croce sopra e dimenticare che esiste, perché l'ho trovata veramente odiosa. Cioè, uno scrittore non si dovrebbe mai permettere di giudicare i suoi lettori e trattarli come se fossero dei deficienti.
Cioè, assolutamente. Io compro questo libro spendendo 18 euro, non io personalmente perché l'ho avuto con uno scambio, però chi compra questo libro con 18 euro ti dà 18 euro, tu campi con i 18 euro che io ti do. Cioè, dovresti avere tutto il rispetto possibile per la mia intelligenza e non cercare di farmi sentire meno intelligente di te solamente perché tu hai scritto un libro, io no, magari. Cioè, non lo so, l'ho trovato proprio snob, proprio molto molto non soddisfacente e molto irritante, assolutamente. Però l'ultima parte mi è piaciuta tanto, quindi lo salvo solo per questo. E poi perché il personaggio di Monsieur Ozu, l'ho trovato veramente un bellissimo personaggio e mi ha molto commosso. Però per il resto, veramente, io non penso che leggerò altro di Muriel Barberi perché non penso che andremo d'accordo, perché per me uno scrittore non dovrebbe mai cercare di confondere il lettore o trattarlo come una persona inferiore. E questa è stata la cosa che mi ha dato come sensazione. Cioè, perché infilare tutte queste cose filosofiche, inutili? Perché poi alla fine la storia ne sarebbe uscita molto migliorata, secondo me, se si fosse un po' presa meno sul serio la Barbery, invece peccato, peccato perché secondo me era una bella storia e è stata un po' penalizzata dall'inizio. Però ecco, diciamo che lo promuovo. Poi c'è una cosa che mi ha dato particolarmente fastidio. Si fanno tutti questi tutte queste, diciamo, accuse e denigrazioni alla mentalità borghese, che poi devo ancora capire cosa sia, ma vabbè. Quando la più borghese sembra proprio l'autrice, e in più quella bambina Paloma è odiosa, cioè è odiosa, io non la sopportavo. René la capisco perché ha avuto una vita difficile e il fatto che lei sia così arrabbiata anche col mondo ha un significato perché lei ne veramente ne ha passate tante. Però per Paloma non c'è nessun motivo perché caspita, tu sei una bambina ricca, vivi in un attico da 200 metri quadri. I tuoi genitori ti danno tutto quello che vuoi, ma che lei non ha una parola buona per nessuno. È talmente cattiva, talmente gretta, proprio. Forse era meglio che si ammazzava, no, perché alla fine si riprende, però mamma mia, che bambina difficile. Poi si lamenta che tutti sembrano odiarla. Beh, non è che tu hai buone parole per gli altri. Pensaci un po'. Comunque, boh, queste sono le mie opinioni, Eleonora penso che molte le condividerà, forse il finale neanche a lei non è piaciuto neanche quello, io invece il finale lo salvo. E niente, lo so, ho delirato e ho detto un sacco di stupidaggini, ma sono proprio stanca, 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 stanca. E non vedo l'ora di buttarmi sul letto e dormire. E quindi vabbè, ci vediamo per commentare altri libri e altre cose. Ciao!